Ciao amici di Italia Top Games, vediamo se concludiamo con questa partita, questa lunga, lunghissima settimana di football con due eventi. Probabilmente ci sarà anche la prossima settimana il doppio evento. Comunque, iniziamo a mettere Kumbulla, che mi è sempre piaciuto questi giorni. Diawara è sempre all'ingiù. C'è il Bayern Monaco dall'altra parte, una signora squadra. Però dai, un gol, speriamo di concluderla qui, mi basta un gol e concludiamo l'evento. Qui c'è sempre ci sono sempre un sacco di giocatori della Roma in giù, Carlos Perez almeno è così, spostiamo in avanti, no va bene Eda, Zaniolo bisogna toglierlo, chi mettiamo dentro, mamma mia, tutti giù, Vigna no, Spinazzola no. Cristante, facciamo una cosa, mettiamo Cristante al posto di Veretout, ecco, e Veretout lo mettiamo qui come centrocampista, ok, e quindi in questa maniera non abbiamo nessun giocatore all'ingiù, basta fare un gol. Spinazzola no, non lo preferisco a Arshaway perché l'ho spostato in essa e dai, ci siamo e un po' questa settimana ci sono state partite bellissime. Roma-Liverpool per me è stata la più bella, Roma-PSG è stata la più brutta, con quel giocatore molto attento a sfruttare i baghini e i baghetti del gioco. Roma-Milan, l'ultima partita giocata prima di questa, invece partita normale, e vediamo un po' questo Roma-Bayern-Monaco, inedita per me, inedita. Un gol c'è da segnare, speriamo bene, vediamo. Al di là della squadra conta l'abilità dell'avversario. Vediamo. Questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Subito male. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. L'esibizione di tifo sugli spalti è qualcosa di incredibile. Questo stadio, lo devo dire, è davvero unico. Lewandowski! Grande parata dell'estremo difensore. Non mi sembra male l'avversario. È difficile fare meglio di così. E poi il Bayern no, gran squadra. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Oh, bravo, Carlos Perez. Pallone interessante, in verticale. Bravo. Buon pallone recuperato, un contributo entusiasta anche alla fase difensiva. La generosità che ha mostrato anche in questa occasione dimostra che è un attaccante davvero completo. Bravo. Carles Perez. Carles Perez! No, peccato. Bravo, molto bravo. Buono il bravo, dribbling, bravo. Tiro rivedibile. Mi è piaciuta l'azione, bravi, stiamo crescendo. 7 minuti però. Non sarà semplice comunque, penso, speriamo di sbagliare. L'appoggio sulla fascia, manda il difensore al bar con una finta e se ne va. Pericolo in aria, vede la porta, può provare, e c'è il gol del Bayern di Monaco. Leva sempre lui. Conclusione straordinaria all'angolino, inutile l'intervento del portiere. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Un gol nei primi minuti, forse un po' inatteso da entrambe le parti. Veretout. Ecco il tiro. No, gli dice di no. Peccato. Vai. L'intervento del difensore che concede comunque un calcio d'angolo. Va bene. Non ti angosciare, Veretout, dai. E va a colpire di testa. Ottimo tentativo, ma vabbè, dai. Ha provato, ma niente di fatto. Non si darà per vinto, non Fabio, ci riproverà. Problema, però noi andiamo un po' più in attacco. Pavard. Coman. Goretzka. Non vogliono rischiare nulla e hanno deciso di assumere un atteggiamento più difensivo, arretrando il baricentro. Vede lo scatto e cerca la profondità. Guadagna metri. Qui deve tirare. Tiro davvero da dimenticare.
La difesa sembrava imbambolata, non sono riusciti a contrastarlo per niente. Ma a me non, quasi non mi interessa contrastare, mi interessa segnare. Errore qui, pallone sprecato. Bravi. Ah, peccato. Goretzka. Sané. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Provano a partire in velocità. Carles Perez. Si libera con classe. Tocco preciso. No. Vere tu. Ha messo forse troppa potenza su questo pallone. Bravi. Coman. Buono. Sceglie di andare per vie verticali. Prova a darla profonda nello spazio. Palla intercettata. Ottimo il suo senso della posizione. Fa male i calcoli. Il pallone non passa. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Va avanzare l'azione con il lancio lungo. Certo, vai a la squadra. Ci prova con un pallone profondo. C'è un compagno largo, pronto a ricevere. Ottima lettura di gioco, recupera palla. Andiamo, andiamo. Cristante. Ancora una volta la difesa non regala niente. Goretzka. Fabio, mi sembra che l'intensità della loro pressione sia aumentata. Si ha ragione, hanno alzato il baricentro e hanno cominciato ad attaccare il portatore di palla avversario. Guarda anche come accorciano di più. Parata di lui, Patricio. Oh, ragazzi. Buono. Cercano un'azione veloce. Pallone interessante, in verticale. Kimmich. Sané. Prova a darla profonda nello spazio. Che gioco. Pallone gli ha... Conclusione. E il pallone finisce in rete. Ora doppio vantaggio. Magari si distrae un po' col doppio vantaggio. Si è liberato dai. Con un inserimento sul filo del fuorigioco ed è stato premiato con un pallone nello spazio. Dato l'avversario è bravo comunque, assolutamente. Tutto perfetto. Da dire. E si riparte da un netto 2-0. Un gol determinante, con due reti di scarto possono anche permettersi di gestire la partita. Vede lo scatto e cerca la profondità. Non hanno perso tempo per recuperare palla. Almeno grazie al Sharawi, almeno abbiamo chiuso l'evento. Adesso proviamo a pareggiarla, Adesso proviamo a pareggiarla. Ha avuto tutto il tempo per coordinarsi, non poteva sbagliare. Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. E adesso ovviamente il distacco si riduce. Questo gol riaccende le loro speranze. Ora faranno tutto il possibile per pareggiare. Coman raccoglie un passaggio dalle retrovie. Ci sarà un minuto di recupero. Palla filtrante. Lewandowski preferisce il retropassaggio. Müller. Uno scontro in porta. Bravo Kumbulla. Va bene, va bene. È stato così, un bel primo tempo. Un primo tempo di grande calcio, con attacchi vivaci e un solo gol di scarto tra le due formazioni. Le occasioni sono state tante, le squadre vanno a riposo con un solo gol di distanza, ma si ha l'impressione che il risultato possa cambiare da un momento all'altro. Una partita quantomeno imprevedibile. L'azione è già ripresa. La Roma ha ancora un tempo davanti, nulla è perduto, ma deve assolutamente affrontare questo secondo tempo con un approccio completamente diverso e prendere in mano la partita fin dal primo minuto della ripresa. Ha provato l'azione individuale senza successo però. E a tu per Abraham. Tentativo identico al precedente. E anche il risultato per la verità. Dobbiamo segnare, mannaggia. Sceglie di andare per vie verticali. Riceve un pallone interessante.
Che svista! La gioca è bello. Opportunità di ripartire. Goretzka prova a darla profonda nello spazio. Si libera la grande. Davis. Müller. Kimmich. Allarga il gioco a destra. Pavard. Prova il cross. Salta e colpisce di testa. Bello. Bella l'azione. Andata anche bene. Se non è andata certo a buon fine. Hanno sviluppato bene la manovra sulla corsia esterna, ma sono arrivati al cross dal fondo troppo facilmente. Pallone interessante, in verticale. Ah. Pellegrini cerca il tocco filtrante. Non è stato servito bene qui. L'affluenza di quest'oggi è di 72.300. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Vede lo scatto e cerca la profondità. Troppo lunghi questi. È proprio questo che devono fare, devono insistere. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Infatti. Ci prova con un pallone profondo. Beh, questo è un passaggio quantomeno. Carles Perez! No. Kimmich. Occasione per il contropiede. Pallone interessante, in verticale. Ecco Lewandowski. Soltanto rimessa laterale qui. Coman riceve in posizione, va di testa, un palo clamoroso. E beh, un altro colpo di testa, un altro errore. Stanno concedendo troppi cross agli avversari. Devono cambiare qualcosa se non vogliono subire gol. Ma Lewandowski is Lewandowski. Lorenzo Pellegrini delle palla con un bel gesto tecnico, un recupero provvidenziale. Colpisce. No, dice di no. No. Questo è un errore davvero molto simile al precedente. La Roma si propone spesso in avanti in cerca del gol. Vediamo se riusciranno a capitalizzare le occasioni che creano. Passa anche noi, vediamo. C'è una punta decente nel senso di condizione? No, sono tutti giù, tutti giù, tutti giù. Faccio entrare a fare Spinazzola. Niente, non posso. Cioè, però sta storia anche la condizione dei giocatori, cioè neanche legata al calcio reale. Vabbè, lasciamo stare. Pronto al tiro! Si lega la gioia del gol! Che parata! Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Intervento decisivo. L'ho visto prima questo, sono stato bravo. Prova a darla profonda nello spazio. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Vede lo scatto e cerca la profondità. Mkhitaryan. Pallone di ritorno verso il centro. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Stanno cercando chiaramente di farne un altro. Con insistenza, Fabio. Bravo. Una buona fase offensiva è la miglior difesa. No, peccato. Fungendo così tengono il fulcro del gioco lontano dalla loro area di rigore. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Va bene. Ragazzi, tutti in attacco, che vi devo dire, dai, tanto a questo punto. Che anticipo, sembra quasi prevedere poi il futuro. Sceglie di andare per vie verticali. Palla filtrante per Lewandowski. No. Prova la conclusione. Vabbè. Ha segnato. Tanto tutti in attacco, è un suicidio, lo so. Che gol, mica male. All'83. Mica male. Tre gol. È una giornata memorabile per lui.
È incredibile come sia sempre nel posto giusto al momento giusto. Due gol di distacco che hanno sparigliato le carte in tavola. Che rischio si è preso con questo pallone? Vede lo scatto e cerca la profondità. E trova il compagno. Occasione da rete. Dai, però. E qui falliscono nuovamente. Perez è sfortunatissimo. Diverse occasioni da gol. Ci sono andati ripetutamente vicini. Se insistono, prima o poi la rete arriva. Dai, avversario, mancano due minuti alla fine della partita. Stai avanti di due gol. Che dovrai fare? Che dovrai fare? Dai. Fammi chiudere l'evento, anche a chi sta guardando questo video. Facci terminare. E dai. Attenzione, un cambio. Un cambio, l'80. Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Sulle. Manca poco alla fine, vogliono mettere la palla in cassaforte. Ci prova con un pallone profondo. Il quarto uomo indica due. Ci saranno minuti due minuti di recupero. Sulla fascia, in profondità. Sale da dietro e si fa trovare libero. Se ne va. Può vedere la porta da lì. Ecco il tiro. Vabbè. Non si fermano più ancora. Sì. Bravo, bravo, dai. Tre gol di vantaggio. Si spegne la luce per gli avversari. Sì, dai, su. Questo lo ricorderà come uno dei gol più facili. Ragazzi, sui football non mettete tutti in avanti perché almeno a me non ha reso nulla. Comunque mi sono divertito, a parte gli ultimi minuti in cui, vabbè, giustamente lui ha approfittato del mio suicidio tattico, ma vabbè, avevo completato l'evento, eccolo qui. Finita questa lunghissima settimana di football, domani vedremo cosa ci proporrà Konami, se continuerà a fare due eventi a settimana o meno. Speriamo di trovare anche qualcosa di diverso. Questo Worldwide Clubs è qualcosa che abbiamo già visto all'incirca. Eccoli qui, 10.000 GP, abbiamo riscosso, siamo a 240.000 GP, a voglia arrivare a questa primavera, con la speranza che qualcosa arrivi prima. Vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio per aver visto il video. E al prossimo video, ovunque, indubbiamente. Ciao ciao!